Torno ahimè a parlare di Mafia Capitale. Nei giorni scorsi è stata una polemica molto dura tra il presidente del PD Matteo Orfini, nonché commissario del partito a Roma, e i 5 Stelle, perché Orfini ha detto che i pentastellati sarebbero gli idoli dei clan di Ostia. I clan Fasciani e Spada si spartiscono da tempo gli affari sul territorio. Estorsioni, racket, droga, usura. Questa è una cosa mediatica che avete creato voi. A parlare è Roberto Spada, considerato da molti il reggente del clan Spada. E non riesco a capirlo, infatti, o sta da di voi. Il reggente di quale? Di che cosa? Dove? Dove sta scritto? Io so, ho la fedina venale pulita. A tirare in ballo i clan di Ostia è stato in questi giorni il senatore del PD, Stefano Esposito, che ha accusato il Movimento 5 Stelle di ricevere le simpatie proprio degli esponenti dei clan. Questo perché Roberto Spada aveva condiviso alcuni post di Facebook di Alessandro Di Battista. Esposito, parla. Non si ammette tu, però l'attaccate. Esposito, è uscito fuori? Perché? Non è uscito fuori. Ma chi è? Il presidente del PD Matteo Orfini ha utilizzato questo episodio per polemizzare con i 5 Stelle. Al Movimento 5 Stelle, i cui principali esponenti sono gli idoli dei clan di Ostia, come dimostra quello che i capi di quei clan raccontano ogni giorno sui social network. Se sei mafioso veramente, uno deve votare PD. Siccome non mi sento mafioso, voto Movimento 5 Stelle. A meno che non scelga di candidarsi direttamente alla guida del municipio di Ostia. Guarda, io non ce l'ho in testa quest'idea, però mi c'è stato a far cominciare a credere. Mi c'è stato a far cominciare a credere voi, sai perché mi c'è stato a far credere voi? Mi c'è stato a far cominciare a credere. Perché a me da stamattina mi ferma la gente e mi dicono: Robè, vai, vai, noi siamo con te. Il popolo comunque crederebbe più in una persona come me, anche se è ignorante. Quindi tu dici, io già 15.000 voti ce li ho. Quelli sono sicuri. Quando io ho raccontato la mafia a Roma nel dicembre 2012 con una copertina dell'Espresso, i quattro re di Roma, mettendo la foto di Carminate e degli altri tre, Senese, Fasciani e gli altri di Ostia, questa cosa di Ostia di Roberto Spada mi fa proprio ridere, è proprio uno che si vuol fare pubblicità, vuol far capire a Roma che lui è ancora il più grande insieme a Fasciani, è proprio una vergogna di questo personaggio. Quella che è successo Però all'epoca, le intercettazioni ci dicono questa cosa, che io ho detto senza dimostrazione giudiziaria, ma facendo un lavoro sul campo, perché tutti i romani sapevano come stavano le cose, che quello era il mafioso, quello era il capo diciamo, a Roma della va mafia. bene. Gli imprenditori e i politici non hanno preso le distanze da lui, anzi, Esatto, lo per me hanno questo è il cercato punto. per avere voti e per avere affari. Per me questo è il punto vero, che diciamo, a prescindere dall'inchiesta giudiziaria, era tutto visibile ad occhio nudo e la politica non ha fatto nulla.